La necessità del cittadino, in primis quella economica, deve essere tenuta in considerazione nell'applicazione, a volte fin troppo stringente, delle norme. È un appello al buonsenso quello che viene da Pier Giorgio Assumma, uno degli avvocati più noti della capitale, da sempre in prima linea nel lanciare messaggi pubblici per il rispetto della legge. Partendo da quanto accaduto poco più di una settimana fa a Seravezza, dove sono stati multati 18 cittadini di Forte dei Marmi in fila al supermercato, Assumma sottolinea come questi casi siano frequenti nel nostro paese in tempi di contrasto al coronavirus. La conseguenza è quella di creare danni ulteriori a quelli legati all'emergenza sanitaria. Quello che è successo a Seravezza è insomma un caso eclatante, ne stanno succedendo tanti altri a Modena, ad esempio, così come a Roma con una specializzanda del Gemelli che si è trovata multata perché stava cercando di far ripartire la macchina con i cavi. In questo caso c'è un'interpretazione, a mio avviso, troppo stringente delle norme che non considerano lo stato di necessità. Consideriamo anche che il problema economico diventerà un problema effettivo alla fine di questa emergenza, con il rischio che i morti e feriti saranno anche superiori per quanto riguarda il livello economico rispetto a quelli che ha creato il Covid. Quindi nel momento in cui si applica una norma, in questo caso c'è stato uno scostamento di 435 metri tra un comune e l'altro, con un supermercato che, apprendo, è stato chiuso precedentemente per un incendio, diventa una norma, un'interpretazione troppo stringente, come dicevo, e viene messo in crisi anche il cosiddetto principio di legalità. Lo stesso discorso vale per la questione delle autocertificazioni e delle comprovate esigenze lavorative, dicitura che richiede un'interpretazione troppo ampia da parte del cittadino. Quante volte mi sono sentito dire in questi giorni o chiedere qual erano la risoluzione a queste frasi criptiche, ad esempio le comprovate ragioni lavorative. Purtroppo non ci sono, è talmente tanto aperto il concetto che, ripeto, mette in dubbio il cosiddetto principio di legalità. A questo punto bisogna puntare sì alla repressione di fatti che devono essere considerati come reati o illeciti. Abbiamo visto anche in questi giorni di gente che si riunisce con altri soggetti che erano già stati conclamati positivi al Covid, e allora lì ci deve essere veramente una tolleranza zero. Ma per tutti quanti gli altri casi, a questo punto bisogna sapere interpretare la norma in maniera molto più aperta, andare incontro alle necessità del cittadino.